Salve amici e bentornati nella mia bottega. Oggi non restauro credenze popolari rumene, assolutamente no, e non faccio neanche follie con i raggi laser. Oggi rivernicio un'auto in condizioni disperate. Condizioni disperate l'auto o le condizioni di lavoro? Non l'ho capito, sigla! Ladies and gentlemen, vi presento l'oggetto del restauro di oggi, questa bella Audi A4 Avant di quasi 20 anni di età, messa come vedete davvero molto male. Farò una verniciatura come posso farla io, quindi assolutamente un lavoro non ben fatto, perché non dispongo dell'attrezzatura necessaria per fare un buon lavoro, a cominciare di un forno di verniciatura. Per cui farò quello che posso fare per farla vivere un altro paio d'anni prima che finisca dallo sfasciacarrozze. Non vale la pena quindi spenderci per un carrozziere e farò un lavoro piuttosto approssimativo. Quindi via, cominciamo con questo lavoro. La prima cosa che dovrò fare sarà la carteggiatura, quindi prima di cominciare a carteggiare proteggo le parti dove non devo assolutamente arrivare con la carta vetrata con del nastro adesivo, quindi della carta gommata. È bene proteggere tutte le parti che non debbono assolutamente essere rovinate, perché intendo fare questa carteggiatura per lo più a macchina, un pochino anche a mano, per cui rischio di fare grossi danni e quindi per sicurezza proteggo tutte queste parti. E una volta che ho protetto tutto, posso prendere la mia bella levicatrice rotorbitale e cominciare a fare questa carteggiatura. Una carteggiatura che tanti anni fa ho fatto tante volte su carrozzerie. È parecchio che non lo faccio e mi rendo conto che mi ci vorrà più carta vetrata di quella che credevo, e quindi vado a prenderne una bella scorta, cambio il disco, ne metto uno con una grana più idonea e riprendo il lavoro in maniera più veloce. Come dicevo, già tra i 14 e i 15 anni ho lavorato per circa un anno in carrozzeria, quindi il lavoro che devo fare lo so bene. Quindi faccio questa carteggiatura. All'epoca mi si chiedeva di carteggiare fino alla lamiera, di scoprire completamente la lamiera. In questo caso farò una carteggiatura più superficiale, non arriverò fino alla lamiera. Innanzitutto perché appunto devo fare un lavoro veloce, non posso passare una settimana a restaurare quest'auto, altrimenti siamo fuori budget. Ma soprattutto non sono convinto che sia la scelta giusta carteggiare fino alla lamiera, perché la lamiera è zincata e se carteggiamo fino a scoprire la lamiera rischiamo di rovinare la zincatura. E quindi non lo so, magari sbaglio, ma io sono convinto che è meglio non rompere le scatole alla zincatura. Quello che conta davvero secondo me è portare via tutta la vernice rovinata, quindi tutto lo strato di vernice che è così sfaldato lo porto via completamente, vado a scoprire il fondo che c'è sotto e quindi poi ripasserò un'altra mano di fondo e sono sicuro che verrà un buon lavoro che comunque, ripeto, non dovrà durare più di 2-3 anni, dopodiché quest'auto purtroppo, pur bella che sia, finirà dallo sfasciacarrozze. Con la levigatrice faccio tutte le parti ampie, poi nelle parti più strette, nei punti più difficili, nei punti più pericolosi, come potrebbe essere ad esempio vicino alle cromature, non ci vado con la macchina, la ruota orbitale, ma ci vado a mano, che è decisamente un lavoro più sicuro. Comunque ve lo ripeto, questo è un lavoro che sto facendo in economia, ci metterò neanche 2 giorni a fare questo lavoro, ma non sto facendo un lavoro perfetto come lo farebbe un carrozziere e nemmeno nelle stesse condizioni. Quindi non fate un confronto fra il lavoro che sto facendo io e il lavoro che magari vi ha fatto un carrozziere. Se il carrozziere magari vi ha chiesto 2000 euro per fare questo lavoro è perché ha fatto un lavoro migliore, non è perché è un ladro. Vedendo quello che sto facendo io si potrebbe arrivare a pensare questo, ma
il risultato finale sicuramente sarà molto diverso. Ed ora non ci resta che fare gli ultimi ritocchi alla carteggiatura e poi possiamo ammirare il lavoro che abbiamo fatto. Già mi sembra meglio. Sì, sì. Decisamente molto, molto meglio. Provo a spolverare per bene per vedere se le cose migliorano, ma vedo che le cose non migliorano, per cui decido di andare avanti con il lavoro. Il prossimo passo è la mascheratura di tutte le parti che non debbono essere sporcate con la vernice, quindi copro con la carta gommata tutti i portapacchi, tutte le parti aggettanti, per evitare appunto di sporcarle con la vernice, e faccio anche tutto il perimetro della parte che deve essere verniciata, sempre con una striscia di carta gommata, per seguire in maniera perfetta tutto il perimetro. Dopodiché ripasserò ad attaccare dei teli sopra questa carta gommata, non avendo più la preoccupazione di dover seguire in maniera perfetta questi profili. Tutto questo prima di fare questa verniciatura, verniciatura che verrà fatta, lo ripeto, in condizioni abbastanza, non dico disperate, ma quasi, perché dovrò per forza farlo all'aria aperta. Non avrò la possibilità di fare questo lavoro al chiuso. È una giornata molto calda, anche molto ventosa, lo vedete dalle foglie come si muovono, per cui avrò di continuo il problema della polvere che mi finirà sopra le parti che sto verniciando e, come vedrete, sarà un bel problema. Quello che conta in questo momento è chiudere tutti i buchi, tutti i pertugi dove la vernice potrebbe infilarsi quando la spruzzerò con l'aerografo, perché ovviamente questa verniciatura la farò con l'aerografo. Allora, credevo di star riprendendo, sto preparando il fondo, 300 grammi di fondo a cui ho aggiunto 75 grammi di catalizzatore e ora metto 60 grammi di diluente. Sperando che un po' ne vada anche dentro. Ok. E ora una bella miscelatina e possiamo verniciare. Ok, siamo pronti. Una volta messo il fondo epossidico nella pistola, posso cominciare a spruzzare. La prima mano di adesione è leggerissima, appena una sfumatura. Aspetto pochi minuti e posso dare la prima delle due mani piene. Lavorando con questo vento e così all'aperto, figurati se non ci si attacca qualche mosca. Prima faccio le parti scomode e poi passo a spruzzare l'intera superficie. In pochi secondi la prima delle due mani è data. E fra prima la seconda mano di fondo epossidico una carteggiatina, perché qua ci si attacca di tutto. Thank you.
e via con la seconda e ultima mano di fondo epossidico. Quando anche questa mano è secca, una bella carteggiatura, questa volta con la massima attenzione, per quanto mi è possibile fare, perché un vero carrozziere non farebbe così a secco, ma farebbe una carteggiatura ad acqua, togliendo prima tutti gli imballaggi che ho messo, ma porterebbe via tanto tempo e per questo lavoro devo essere veloce perché deve costare poco. Benissimo, siamo pronti per verniciare. Userò questa vernice che è diluire fino al 70%, motivo per cui ora provo al 50% e vediamo che succede, semmai aumento un pochino. Allora, faccio 500 grammi. No, è troppa. Troppa, diminuisco a 300 grammi. Allora, più o meno ci siamo. Così va bene. 300 grammi, ci vanno 150 grammi di diluente. Ok. Una bella mescolata. In effetti la sento un po' densa. Ce ne metto un altro po'. Facciamo 70%. 7x3, 21. Mi mancano 70 grammi. 60. Ora mi piace di più. Via, si va a verniciare. Ma prima la solita spolveratura, che qua di polvere ce n'è sempre. Dopo aver regolato il ventaglio e fatto le parti più scomode, posso passare a colorare l'intera superficie sperando di essere più bravo come verniciatore che come matematico. E ancora una volta, fra la prima mano leggerissima di adesione e quella di verniciatura vera e propria, una carteggiatura non prevista dalla procedura per eliminare l'ulteriore polvere che ci è finita sopra e poi finalmente posso passare a dare il colore. Istintivamente gli do due passate di vernice incrociate come si fa nella lucidatura dei mobili in carrozzeria. Questa tecnica in genere non viene usata. Sto cercando di fare video con tutte le verniciature e finiture possibili, ma questa volta questa finitura davvero non me l'aspettavo nemmeno io. Non ci pensavo proprio di farla, ho avuto questa opportunità e l'ho colta al volo, spero che vi piaccia. Va tutto bene, ne riparliamo fra un po'.
e dopo l'immancabile spolveratura posso dare la seconda e ultima mano di colore. Se vi interessa, nella descrizione di questo video vi metto i link di tutti i video che ho fatto sul restauro e nel primo commento vi metto i prodotti che sto usando, quelli che riesco perlomeno a trovare su Amazon, se vi interessa vederli meglio. Va bene, ultima mano. Ora, domani il trasparente. Tutto ciò in una giornata di lavoro. Tanto per farvi capire le condizioni in cui sto lavorando, la mattina ho ritrovato la macchina completamente coperta di polvere, insetti morti, di tutto. Guardate che roba. Via, spolveriamo e cominciamo con il trasparente. E già che ci sono, facciamo anche l'ennesima carteggiatura leggerissima per togliere quello che si è appiccicato alla vernice. Per quanto riguarda il trasparente è questo prodotto qua. Questi prodotti che sto usando, quelli che riesco a trovare su Amazon, ve li metto tutti nel primo commento. Prima diamo una scuotitina che è meglio. E poi verso 300 grammi di vernice trasparente, poi il diluente, poi per ultimo il catalizzatore. Questa è la giusta sequenza in cui vanno aggiunti i vari prodotti. Prima la vernice, poi il diluente, poi il catalizzatore. Mai fare il contrario. So di un lucidatore di mobili moderni, di mobili nuovi, che usando prodotti catalizzati si è sbagliato e ha messo prima il catalizzatore, poi l'accelerante per velocizzare l'essiccazione, e la conseguenza è stata una bella esplosione. E quindi via con la mano di trasparente acrilico. Questo trasparente non solo darà un aspetto migliore all'auto, quindi a questa verniciatura, ma farà durare la vernice molto più a lungo ed è molto più difficile da graffiare. Per evitare che il tubo dell'aria compressa mi struci sul tetto rovinando il lavoro che sto facendo, come vedete me lo sono fatto passare dietro al collo. Come forse avete già notato, sto spruzzando da un po' troppo vicino, in genere si spruzza da un po' più lontano. Sono costretto a fare così perché a causa del vento che c'è, lo spruzzo mi verrebbe continuamente spostato se spruzzassi a lontano, invece spruzzando così da vicino questo problema non ce l'ho. Sembrerebbe un lavoro perfetto. Vediamo fra un po' quante mosche si sono attaccate. Mosche o non mosche, oramai il lavoro è finito e posso scartare e finalmente vedere il risultato finale. Il risultato finale sembra buono, il colore è pressoché identico a quello originale, per cui anche chi ha fatto il colore ha fatto un buon lavoro. Speriamo solo di non far danni ora scartando. E finalmente ho scartato tutto ed ecco il risultato finale. E detto sinceramente, ritrovarmi intorno a casa una bella Audi così nuova, fiammante, lucida, a questa maniera, non può che farmi venire in mente strane idee, non so voi, ma a me sì. E finalmente anche io ho un'Audi bella, nuova, fiammante come quella dell'attore Jason Statham nel film The Transporter, in cui caricava nella sua Audi carichi veramente speciali e li trasportava in giro per il mondo. Vediamo se anche io ho qualcosa di speciale da caricare e da trasportare. Via, venite con me, andiamo a vedere. E adesso vediamo chi c'è qua dietro. Tu?
Che vuoi? Ragazzi, anche se non ho avuto la fortuna di Jason Statham, spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque vi lascio qua altri 4 video che vi potrebbero piacere e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao, buon weekend a tutti!